Bentornati, benvenuti a tutti, è una serata un po' fredda, però è una bella serata, quindi si poteva uscire tranquillamente. Uh, questa sera non ci sono molti preamboli, ve li risparmio tutti, quello che avete visto girare uh, sono gli annunci che dovevamo fare, ma avete visto già che non c'è niente di nuovo, avete visto anche che quest'anno non si fanno i problemi dell'universo. Uh, beh, insomma, se si potrebbe riprovare a ripensarli per il prossimo anno o per più avanti se riteniamo che sia una cosa simpatica. Non so se vi piaceva questa cosa. Ah, bene, questo mi fa molto piacere. Cercheremo, cercheremo di ricominciare. Allora, sentite, io passerei subito alla serata di questa sera e, come al solito, questa sera eh, si parla di raggi cosmici. Eh, Prima di, vorrei, prima di iniziare la serata, vorrei uh, presentarvi, come al solito, il nostro ospite di questa sera. Questa sera uh, ci parlerà di raggi cosmici, il professor De Angelis, che invito a salire sul palco con noi. Uh, come al solito, allora, due parole di presentazione. Il professor Alessandro De Angelis si è laureato a Padova, dove ha fatto anche il postdoc nel gruppo di Marcello Cresti. Eh, al CERN e ha studiato le proprietà sostanzialmente di particelle ciarmate all'inizio. No? Avevamo qualcosa in comune perché ho fatto anch'io qualche cosa sul, sul cerno. Le particelle ciarmate sono una cosa estremamente interessante di cui non parleremo questa sera, ma bisognerebbe dedicare una serata a quel tipo di fisica perché è stata molto, molto interessante. Ha lavorato eh, al, al CERN su un uno dei quattro esperimenti favolosi LEP che hanno aperto delle frontiere e hanno fatto delle misure di grandissima precisione. Eh, per quanto riguarda il modello standard, che molti di voi conoscono perché ne abbiamo parlato già da molto tempo, dal 1993 al 1999 è stato a CERN di Ginevra come Research Associate e staff member nel gruppo di Ugo Amaldi, eh, col quale ha lavorato sull'esperimento Delfi. Tornato in Italia nel 1999, ha fondato a Udine un gruppo di fisica astroparticellare che collabora agli esperimenti Fermi della NASA, il quale è stato tra i fondatori. E tra il 2005 e il 2008 e dal 2011 è responsabile per l'Italia e coordinatore scientifico e vicepresidente della collaborazione internazionale MAGIC. MAGIC è un esperimento che ha, eh, sono, è, un, è un telescopio binoculare di 17 metri vero, di diametro. Penso che ne parlerai questa sera, che avremo occasione di vederlo. È un esperimento estremamente interessante. Eh, professore ordinario di fisica sperimentale presso la facoltà di scienze dell'Università di Udine e il Politecnico di Lisbona. De Angelis ha come interesse principale la ricerca di fisica fondamentale, in particolare quella che oggi viene chiamata Astroparticle Physics, cioè l'astrofisica delle particelle elementari e la fisica degli acceleratori. Ha una quantità spaventosa di pubblicazioni sulle maggiori riviste internazionali, tra le quali quelle più note al nostro pubblico forse sono Science e Nature. Questa sera ci parlerà degli raggi cosmici, anche se siamo un po' in ritardo per parlare degli, uh, dei raggi cosmici, perché il 2012, cioè l'anno scorso, era il centenario della scoperta Vabbè, l'importante è, siamo arrivati un po' lunghi come si dice in gergo, però l'importante è avere questa sera una persona che ci farà un quadro anche storico globale per farci capire l'importanza di questo campo di ricerca. Cedo la parola al professor De Angelis e auguro a voi, come al solito, una buona serata. Grazie. Grazie. Allora, eh, ringrazio il professor Sabria per la bellissima introduzione e per l'invito e ringrazio tutti voi e sono veramente felicissimo di vedere una, una sala così, così piena e, e spero in qualche modo spero che quello che vi racconterò vi interesserà e che eh, riuscirò a trasmettere un po' della passione che questo campo genera in tutte le persone eh, che, che ci lavorano. Eh, questo questa presentazione vuole ripercorrere la storia dei raggi cosmici, ma non solo, la storia della scoperta dei raggi cosmici, ma non solo. La scoperta dei raggi cosmici ha un valore scientifico in sé ed è un valore scientifico ancora attuale. Come spesso accade, la soluzione di un grande mistero ha posto altre domande ed altri misteri. E oggi parleremo un po' di questa storia. Allora. Eh, la storia della scienza è anche una storia di, di, di scienziati e di ricercatori e comincio subito con questa trasparenza introduttiva a mostrarvi una foto di uno dei protagonisti della storia. È un protagonista sconosciuto, si, chiama, si chiamava Domenico Pacini e questa foto è una foto del 1910. La storia dei raggi, della ricerca sui raggi cosmici è una storia lunga come vedremo, però eh, alcuni eventi molto, molto interessanti e molto importanti per lo sviluppo scientifico sono avvenuti tra il 1910 e il 1913. Non c'è proprio un anno di scoperta dei raggi cosmici. Come spesso accade, eh, la scienza procede per piccoli passi. Noi poi cerchiamo di mettere un ordine eh, anni e anni dopo e eh, ma, ma le cose non sono sempre così chiare. Allora... Eh... Ah, sì, l'ho coperto. L'ho coperto. Hmm. Dov'è il... Devi puntarlo qui. Oh. No? No. No, no. Vabbè, c'è uso eh, questo. Questa? E' ah. questa o no? Sì, sì, è questa. Vediamo, funziona? Va bene, se no va bene. Va bene. Allora, comincio a dire, a raccontare parte della soluzione del problema, così non, non c'è troppa sospanza. Che cosa sono i raggi cosmici? Noi sappiamo che la Terra è bombardata, diciamo così, da particelle subatomiche e ne arrivano tante, ne arrivano eh, sull'atmosfera terrestre circa una particella per ogni centimetro quadrato per ogni secondo. Molte sono la maggior parte sono schermate dall'atmosfera, quindi avreste meno. Se voi andate in alcuni istituti di fisica trovate degli strumenti che mostrano alcune particelle penetranti che eh, attraversano eh, l'aria anche a livello del mare. In particolare noi siamo attraversati in questo momento da molte di queste particelle penetranti, all'incirca una al secondo, ogni decimetro quadrato circa. Che cosa sono questi raggi cosmici? Allora, la parola raggi è un po' ingannevole rispetto alla terminologia moderna eh, perché i raggi cosmici sono soprattutto eh, protoni, quindi nuclei di idrogeno. Una parte sono nuclei di elio, c'è cioè una piccola frazione di elettroni e una piccolissima frazione di raggi gamma, cioè di fotoni, di particelle di luce di altissima energia. Come vedremo questa frazione, per quanto piccola, ha una grande importanza dal punto di vista della nostra conoscenza dei raggi cosmici. E questa curva mostra la dipendenza del flusso dei raggi cosmici dall'energia. Questa è una cosiddetta legge di potenza. L'aspetto rilevante è che grosso modo al raddoppiare dell'energia il numero di particelle diminuisce di un fattore 8, quindi è una legge di potenza di tipo E alla meno 3, diciamo, con qualche piccola struttura che magari a occhio nudo vedete, vedete a stento, per, per i ricercatori queste sono molto importanti. Comunque, come vedete, c'è un'attenuazione con l'energia che, che è molto veloce. Attualmente riteniamo che questa parte colorata in giallo di energia, le energie più basse, siano legate a particelle che provengono principalmente dal Sole. Sappiamo che eh, questa regione di energia è legata, eh, l'energia intermedia è legata principalmente all'emissione di sorgenti che vengono dalla nostra galassia. E qui c'è una regione su cui possiamo fare solo delle ipotesi. Ipotizziamo che l'origine di queste particelle sia extragalattica, quindi che vengano da, 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 da altre galassie. Eh, qui, sull'asse dell'ascissa, ho messo le energie, poi metterò, spiegherò un pochino cosa rappresentano queste energie, però vedete che ho segnato due punti. Questi due punti corrispondono all'energia di un fascio di LHC e all'energia eh, di due fasci di LHC che collidono, cioè LHC l'acceleratore di più alta energia che l'umanità sia riuscita a costruire. Quindi come vedete la natura produce delle particelle che sono anche centinaia di migliaia di volte più energetiche di quelle che vengono prodotte, che riusciamo noi a produrre sulla Terra. Anche questo è un motivo di riflessione, che molti, vedremo che molti hanno pensato a questo. Allora per esempio quando LHC ha cominciato a far collidere i fasci, se vi ricordate, eh, alcuni giornali avevano scritto e se sì, si formasse un buco nero. Ecco, un evento di questo tipo non è impossibile, però in 4 miliardi di anni che eh, la Terra è bombardata di raggi cosmici di energia ancora più alte di quelle HC non è mai accaduto. Quindi non era un evento che ci aspettavamo fosse molto probabile. Allora qui vi ho messo queste unità di misura dell'energia e spendo solo una trasparenza per eh, le persone che sono più interessate all'aspetto quantitativo per spiegare un pochino che cosa rappresentano queste energie. Allora, 10 alla 9 elettronvolt che chiamiamo noi un gev, normalmente un giga elettronvolt, è l'energia che serve a creare un protone in base alla relazione eh, di Einstein E uguale a mc al quadrato. Mm? Quindi se voi avete per esempio... Una particella di un GeV, un'energia di un GeV e un'energia di, di un GeV, nel, nel centro della collisione potete creare due protoni, un protone e un antiprotone, per esempio. 4000 GeV, cioè 4 TeV, tera -volt, è l'energia eh, a cui LHC accelera eh, un fascio di particelle, ed è grossomodo l'energia cinetica di una zanzara. Che però è concentrata in un'unica particella, in un nucleo di idrogeno. All'incirca un miliardo di miliardi di elettron volt, cioè un miliardo di gigaletron volt, è un joule che abbiamo tutti studiato, è l'unità di misura dell'energia, ed è l'energia cinetica di una massa di 100 grammi di un etto che cade da. Da, da un metro di altezza. 10 alla 21 elettronvolt è un numero, quindi mille miliardi di GeV è un numero importante perché so, corrisponde alle energie più alte mai misurate nei raggi cosmici e quindi alle energie più alte per particella mai misurate in natura. È molto più grande l'energia di LHC e corrisponde all'energia di una palla da tennis ben lanciata, però concentrata in un'unica particella. Come vi ho detto però l'atmosfera ci fa da scudo. A parte piccoli effetti, i raggi cosmici non sembrano arrivare da direzioni particolari, quindi sembrano arrivare, almeno qui sulla Terra, eh, da, da tutte le direzioni. Alcuni esperimenti hanno cercato di fare dell'astrofisica, dell'astronomia con i raggi cosmici, vedere quindi se si riesce a ricondurli a determinate sorgenti, ma il risultato non è ancora chiaro di questi esperimenti, è marginalmente positivo. Qui vedete un'immagine che per me è una delle più, immagini più belle dell'astrofisica delle alte energie, questa è un'immagine vera, questo non è, non è un fotomontaggio, una simulazione, eccetera. Questa è un, nei raggi, un collage di un'immagine nei raggi X e nei raggi gamma di un acceleratore di, di particelle che si trova eh, nella nostra galassia. È la nebulosa del granchio ed è il resto di una supernova, cioè di una stella che, che è implosa circa mille anni fa un po' meno di mille anni fa. Allora vedete un vortice di materia, qui sappiamo esserci un oggetto molto, molto denso e molto massiccio e dei getti. Eh, poi vi mostrerò un filmato che mostra questo oggetto e vedrete che ci sono delle onde d'urto che si sviluppano da qui. Questa invece non è un'immagine eh, reale ma è l'oggetto di una simulazione, una ricostruzione grafica. Di, del, nucleo, eh, de, del nucleo galattico attivo di una galassia, cioè del buco nero che si trova al centro di una galassia che, per lo stesso meccanismo, si accresce a spese della materia circostante ed emette fiotti di particelle di altissima energia. Ecco, noi siamo riusciti a dimostrare, verso la fine vedremo la soluzione, una delle soluzioni dell'enigma dei raggi cosmici, che le particelle sotto un millesimo di Joule sono prodotte da resti di supernova. Questo è un risultato degli ultimi anni. Sopra un millesimo di joule pensiamo che si tratti di oggetti di questo tipo. Ormai negli ultimi anni ci siamo convinti che i buchi neri esistono e eh, sappiamo che sarebbero capaci di produrre questi raggi cosmici. Come vi ho detto, fortunatamente, quando i raggi cosmici entrano nell'atmosfera, sono assorbiti e generano sciami di particelle. Quindi l'atmosfera ci protegge da questa radioattività a cui eh, sono molto più esposte le persone che vivono in alta montagna o che, che sono in aereo. Se voi portate un contatore di radioattività su un aereo, vedete che la pioggia di raggi cosmici è molto più, <coughs> è molto più importante di quello eh, che avviene a livello del mare. Questo è grosso modo quello che sappiamo. Allora, nel resto della presentazione vediamo come siamo arrivati a questo a capire tutto questo, che è tantissimo, e quali sono i problemi che si sono aperti e come pensiamo di cercare di risolverli. Il fatto che questa avventura sia affascinante, diciamo, io, io lo penso, ma voi direte: vabbè, tu ci lavori, quindi. Però molte persone estranee a questo campo hanno giudicato questa avventura affascinante. Per esempio. Eh, Walt Disney ha prodotto un film eh, diretto da Frank Capra, quello della vita è meravigliosa, il film che si vede sempre a Natale, nel 1957, e in questo film, con, molto, con un grande uso di cartoni animati, viene raccontata la storia dei, dei raggi cosmici, The Strange Case of Cosmic Race. Quindi <coughs> eh, eh, Case è anche una storia poliziesca, in effetti viene raccontato come una storia poliziesca. In questo mh, documentario a cartoni animati ci sono contributi di due dei più grandi scienziati nel campo dei raggi cosmici, che sono eh, Bruno Rossi, italo-americano, e Anderson, eh, svedese-americano. Allora qui vedete l'immagine della locandina in cui c'è un sacerdote con uno strumento, c'è cioè una scossa elettrica, e degli uccelli che lo guardano stupito. Beh, vedremo che anche questo fa parte della storia. adesso raccontiamo la storia. L'inizio allora, della storia per me è incredibile. La prima volta che l'ho letto ho fatto fatica a capire come, come, come la cosa sia potuta avvenire in questo modo. Non so quanti di voi abbiano visto mai un elettroscopio, uno strumento che si usa, eh, si, usa anche, si studia anche al liceo. Cioè, per misurare la carica elettrica si usa a volte un elettroscopio, che è una bottiglia con dentro due foglioline eh, di metallo, quando si carica la parte superiore, quando si caricano le foglioline di metallo, queste foglioline si respingono perché assumono la stessa carica e quindi divergono. Quindi uno può capire se ha depositato carica su questo oggetto dal fatto che le foglioline divergano. Questo strumento è uno strumento... Molto bello da vedere, l'idea è semplice e molto difficile da maneggiare. Se voi lo prendete in mano e cercate per esempio di spostarvi da qui a qui, è molto facile che le foglioline collassino, cioè ci vuole un grande, una grande capacità sperimentale per maneggiare questo strumento. Nel 1785 Coulomb sta per scrivere le sue memoir sull'elettricità e il magnetismo e studia quindi le proprietà con un tipo di elettroscopio leggermente diverso da questo studia quindi le proprietà eh, repulsive delle cariche dello stesso segno osserva che per quanto tenti accuratamente di isolare l'elettroscopio l'elettroscopio si scarica da solo ora come sperimentale la maggior parte dei fisici sperimentali avrebbero pensato devo avere fatto male la misura noi non sappiamo cosa abbia pensato eh, Coulomb però Coulomb Scrive questo fatto nella sua pubblicazione, quindi scrive, attenzione, mi sembra che l'elettroscopio si scarichi da solo. Questa cosa passa non notata per una cinquantina d'anni, fino a che eh, Faraday e poi Crookes rifanno l'esperimento. Crookes addirittura ha addirittura un'idea ancora più, eh, più profonda sperimentalmente. Cambia la pressione dell'aria dentro questa bottiglia. E osserva che più l'aria viene, viene rarefatta e più lentamente si scarica l'elettroscopio. Quindi la causa diretta della scarica dell'elettroscopio è l'ionizzazione dell'aria. È l'ionizzazione dell'aria che fa sì che queste foglioline saturino la loro carica e poi si riavvicinino. Quando nel 1900 <coughs> Marie Curie e Pierre Curie, in questa foto ci sono un sacco di premi Nobel, due di Marie Curie, di cui uno per la scoperta della radioattività naturale, uno di Pierre Curie, e questo è Irene Curie, che lo vinse invece per la scoperta della radioattività artificiale, quindi un destino di, di famiglia. E, tra l'altro il, il premio Nobel per la scoperta della radioattività naturale è del 1911, quindi circa cent'anni fa. Quando Marie Curie scopre che eh, la scarica spontanea, eh, collega la scarica spontanea degli elettroscopi alla radioattività naturale, le viene l'idea di utilizzare l'elettroscopio come radiometro, quindi come misuratore quantitativo della quantità di radioattività. Quindi la <coughs> velocità di scarica dell'elettroscopio viene correlata alla quantità di radioattività. Marie Curie poi avrebbe scritto un libro imponente in due volumi di oltre mille pagine sulla misura della, della eh, radioattività. Ecco, questa è un'immagine originale da un articolo del 1902 di Duncan sull'osservazione del fatto che avvicinando una sorgente radioattiva a un elettroscopio, l'elettroscopio si scarica. Notate con quanta nonchalance gli sperimentatori dell'epoca maneggiavano eh, le sorgenti radioattive, adesso nessuno di noi maneggerebbe le sorgenti radioattive così. E tra l'altro uno degli eroi di questa storia perse un dito a causa di eh, ripetuti esperimenti di questo tipo. Allora, la scarica elettroscopio viene collegata alla radioattività naturale, quindi il problema successivo è da dove viene questa radioattività naturale. Marie Curie aveva pubblicato l'esistenza di sorgenti radioattive in materiali presenti nel suolo, quindi era sicuro che parte della radioattività venisse dal suolo. Molti pensavano, in base a ipotesi del tutto ragionevoli, che gran parte della radioattività potesse venire dal Sole. Restava aperta la domanda su quanta parte della radioattività venisse, se una parte ne veniva, dall'atmosfera o dallo spazio. Nei primi anni del Novecento l'opinione dominante è quasi tutta la radioattività, se non tutta, viene dal suolo. Queste sorgenti però non potevano venire escluse fermamente. E quindi una linea di ricerca iniziò cercando di capire se esistevano indizi di una provenienza di radioattività da sorgenti che non fossero quelle legate al, al suolo. Spesso nella fisica sperimentale i grandi progressi sono legati non solo a intuizioni, ma anche al perfezionamento degli strumenti. In questa storia vedremo perfezionamenti di strumenti e anche la scoperta di strumenti completamente nuovi. Allora, nel 1900, eh, due professori di liceo tedeschi, essere Geitel, che tra l'altro erano amici, vivevano assieme con le loro famiglie, decidono di perfezionare la tecnica della misura degli elettroscopi in vaso chiuso. Questa tecnica era stata iniziata qualche anno prima da, da Crux e loro costruiscono degli oggetti bellissimi, ancora adesso sono oggetti da, da collezione, eh, sono ancora oggetti di collezione. Parallelamente, eh, Wilson in Scozia. Lavora all'elettroscopio. In parallelo, lavora anche a un, a un rivelatore che si chiamerà Camera di, di Wilson, per cui vincerà il premio Nobel. Eh, sensibile addirittura alle, alle tracce delle particelle, ne parleremo un pochino dopo. Wilson esplora, fa per primo, pubblica per primo l'ipotesi straordinaria che la ionizzazione possa venire ascritta almeno in parte a eh, sorgenti extraterrestre, quindi lui dice se ci fosse, eh, siccome con la tecnica di schermatura vede che per quanto schermi l'elettroscopio le, le, continua a vedere scarica dell'elettroscopio stesso, formula l'ipotesi che esista una qualche sorgente diffusa di questo, magari atmosferica, magari extraterrestre. Eh, compie delle misure nelle miniere della Scozia e non trova nessuna riduzione dell'ionizzazione nelle miniere, quindi abbandona la sua ipotesi. Scopriremo poi che eh, gran parte del fallimento di questa misura è legata al fatto che gli strumenti non erano abbastanza precisi. Inoltre, come vi ho detto all'inizio, questo era uno strumento praticamente intrasportabile, quindi spostarlo eh, esponeva la misura a grandi rischi. La grossa, il grosso progresso è legato a eh, un professore tedesco che insegnava in Olanda al collegio romano a Roma, che perfeziona l'elettroscopio e lo rende trasportabile. Questo è un elettroscopio eh, originale di Wolf, è un oggetto piccolo così, e questo è lo schema di funzionamento. Invece di usare due foglioline, Wolf usa una eh, lamina di vetro metallizzato che è tenuta... In equilibrio da un anellino di quarzo, quindi questa è una specie di bilancia di precisione sensibilissima. Sensibilissima, però trasportabile. Le foglioline non, sono, non hanno estremità libere, quindi eh, la dilatazione è molto piccola. Quindi questo oggetto va letto con un microscopio. Eh, Ancora adesso esistono al Collegio Romano di Roma strumenti di questo tipo, se, se casomai passate. Il Collegio Romano di Roma è, è proprio in centro, cioè era, era il vecchio osservatorio astronomico di Roma e è in un luogo in cui adesso si riesce a vedere a stento Venere da tanta lilluminazione. Oltre a perfezionare lo strumento, Wulff ha un'idea. L'idea è di eh, salire a quote diverse e vedere se per caso eh, la radioattività ha una diminuzione esponenziale con l'altezza. Qual è l'idea? L'idea è se la sorgente è principalmente il suolo, allora io vedrò che man mano che salgo sulla torre Eiffel la quantità di radioattività diminuirà in questo modo. Eh, questo decadimento esponenziale ha bisogno di conoscere una lunghezza di dimezzamento, cioè l'altezza alla quale si dimezza eh, la quantità di, di, di radioattività. All'epoca gli scienziati erano convinti che la radioattività naturale fosse di tipo gamma, cioè eh, fotoni, perché la gente conosceva sostanzialmente tre tipi di radioattività: alfa, che sono nuclei di elio, eh, beta, che sono elettroni, e gamma, che sono fotoni, particelle di luce. Siccome le particelle di luce fra le tre sono le più penetranti, la gente aveva concluso, gli scienziati avevano concluso, beh, questi devono essere fotoni, perché sono molto penetranti. Eh, fa due viaggi a Parigi, uno nel 1909, uno nel 1910, e nel 1910 pubblica. Pubblica dei risultati che, che non sono conclusivi trova che la diminuzione di radioattività, se c'è, non è sicuramente in accordo con la legge che lui si aspettava nel caso la radioattività venisse dal suolo. Però i risultati non consentono neppure di confermare altre ipotesi. Oggi sappiamo che Wulff fu particolarmente sfortunato. Uno perché, e questo fu dimostrato da Schrödinger, la combinazione fra raggi cosmici provenienti dall'alto e provenienti dal basso, è tale che fino a un'altitudine di qualche migliaio di metri è difficile osservare un effetto, cioè l'aumento eh, causato eh, dall'avvicinarsi alle sorgenti extraterrestri è compensato dalla diminuzione delle sorgenti eh, terrestri. A volte eh, <ride> la scienza è, è cattiva, cioè è subdola, nel senso che, che rende difficile la, la, la grande scoperta. Il secondo motivo per cui ero sfortunato è che il materiale di cui è fatta la torre Eiffel è radioattivo. Spesso per cambiare l'opinione dominante serve uno scienziato che sia fuori dalla linea principale di ricerca. E uno degli eroi di questa storia è uno scienziato che è fuori dalla linea di, di, di ricerca si chiama Domenico Pacini, all'epoca era un giovane fisico, lavorava all'Università di Roma, si laureò a Roma, veniva da una famiglia che abitava a Forme in Abruzzo, ha in qualche modo un colpo di fortuna, nel senso che si laurea con Blaserna, Blaserna era un professore che si era laureato a Vienna perché all'epoca in cui era nato, eh, Aquileia, la città in cui era nato, era austriaca e quindi lui aveva studiato a Vienna. Poi, appena fu costituita l'Italia, decise di diventare italiano e andò a Roma. Però conosceva tutte le tecniche di misura che erano state sviluppate a Vienna. Vienna era molto avanti dal punto di vista delle tecniche di misura della ionizzazione dell'aria. Quindi eh, un colpo di fortuna però non riesce a entrare in università e quindi eh, diventa assistente di ruolo all'Istituto di meteorologia. Fa il meteorologo, il meteorologo sperimentale, quindi viene mandato in giro per l'Italia a misurare eh, l'elettricità dell'aria, soprattutto legata, alla, eh, legata ai, ai temporali. Durante queste misure, però, perfeziona gli strumenti di misura eh, dell'ionizzazione dell'aria e migliora in qualche modo in piccoli dettagli questi strumenti e poi attentamente scrive eh, un sacco di dati che gli consentono di capire quali sono le incertezze sulle misure e quali siano le variabilità intrinseche del fenomeno che voleva studiare. Solo nel 1928, solo per l'epoca, adesso, diciamo, adesso è normale, però all'epoca eh, diciamo piuttosto tardi vince un concorso a e si trasferisce a Bari e poco dopo aver vinto il concorso a catere si sposa e muore subito dopo. Eh, diciamo, può, può sembrare una storia. Vedremo anche che questa storia è una storia anche umanamente a volte triste. quando... Vi dirò che quando sono andato a proporre questa storia all'editore del libro, ho detto: Ma c'è anche questa storia qui? L'editore mi ha detto: Certo, che però questo Pacini è uno sfiato. Eh. <ride> Invece no, è una persona che fa delle scoperte importantissime. Pacini ha dal 1908 a disposizione uno strumento importante, questo cacciatorpediniere. Era un cacciatorpediniere della Regia Marina derubricato. Aveva fatto solo una missione di guerra e poi si era dimostrato inadatto alla guerra. E quindi era stato utilizzato all'Accademia Militare di Livorno per istruire gli allievi dell'Accademia. Quindi, Pacini, all'occasione di fare numerose misure a terra, all'Accademia Militare di Livorno e in mare e confronta i valori della radioattività nelle due situazioni, a diverse ore del giorno e in varie condizioni. In più, siccome la sua famiglia abita eh, vicino a Forme, eh, in Abruzzo, vicino a Forme c'è un monte eh, che si chiama Monte Velino, che è alto 2500 metri, nelle sue ascensioni sul Monte Velino Pacini si porta sempre dietro il suo elettroscopio e fa numerosissime misure. La similitudine dei comportamenti, alcuni comportamenti, in particolare la similitudine dei comportamenti della radioattività eh, a largo e eh, sulla spiaggia, lo, fanno, eh, lo inducono a pensare che l'origine eh, dei, dei raggi cosmici debba essere almeno in gran parte extraterrestre. Non è ancora una prova, ma si convince di questo. Nel 1909, grazie al suo relatore, ha modo di presentare i suoi risultati all'Accademia dei Lincei. E le conclusioni del suo lavoro, della sua presentazione, sono in qualche modo più forti delle prove sperimentali che adduce. Però l'importante è che a questo punto lui si convince che i raggi cosmici, quelli che oggi chiamiamo raggi cosmici, cioè la relatività naturale, ha in gran parte un'origine extraterrestre. E quindi a questo punto progetta l'esperimento. Decisivo, l'esperimento decisivo è di misurare la radioattività sulla superficie dell'acqua con la radioattività a 3 metri di profondità perché dice: se gran parte della radioattività viene dall'alto, allora mi aspetto una diminuzione della radioattività sott'acqua. Questa è una tecnica che adesso viene usata in moltissimi esperimenti, poi alla fine ne vedremo di moderni che, che sono su, su scale vastissime di chilometri cubi di rivelatori. Però questa è l'idea originale. Compie da prima la misura nel, 1911, nel giugno 1911 a Livorno e trova che la radioattività si riduce del 20% a 3 metri di profondità. In ottobre, anche questa è un'intuizione sperimentale molto brillante, ha l'idea di rifare la misura nel lago di Bracciano per vedere se questa cosa, se questo... Eh, osservazione non sia legata al fatto che l'acqua fosse salata. Oggi sappiamo che la radioattività dell'acqua salata è diversa dalla radioattività dell'acqua dolce. Trova però lo stesso risultato anche nel lago di Bracciano. A questo punto pubblica e nel 1912 febbraio scrive che esiste una sensibile causa ionizzante con radiazioni penetranti indipendenti dall'azione diretta delle sostanze radioattive del terreno. Quindi questa, in qualche modo, a parere di molti, anche a parere mio, è la scoperta dei raggi cosmici. È una scoperta mh, per scomparsa, diciamo, un esperimento che noi chiameremo oggi di scomparsa, cioè trova che manca qualche cosa. Sono meno affascinanti probabilmente gli esperimenti di comparsa, in cui uno trova una cosa nuova. Però è anche una nuova tecnica sperimentale. Eh, questo è Pacini, questo è, è uno degli strumenti di Pacini. Pacini non dice nel suo articolo. Una cosa che mi incuriosiva era se lui si immergesse per leggere oppure se tirasse sullo strumento. Non lo dice questo, quindi non lo sapremo. E questo è quello che avrebbe voluto, dovuto misurare nell'ipotesi terrestre, e questo nell'ipotesi extraterrestre. Allora, se noi analizziamo i dati con il linguaggio moderno, diciamo che questo è un esperimento a 4,3 standard, deviazioni standard. Quindi un esperimento abbastanza significativo. Oggi si può rifare con, con una spesa minore, eh, con strumenti più moderni e in effetti eh, funziona. Ecco, eh, L'abbiamo rifatto con degli studenti per il centenario e abbiamo trovato risultati coincidenti con Pacini. Notate, il galleggiante è di fabbricazione cinese. Questo è il contatore. A questo punto ci sono gli esperimenti di Pacini non noti a tutti, perché Pacini scriveva in italiano, il nuovo cimento all'epoca era una rivista scritta in italiano, noti a molti però, come vedremo. Gli esperimenti di Wolf in generale un quadro che non tornava, nel senso che nell'ipotesi extraterrestre tornava, l'ipotesi eh, Terrestre non era compatibile col tipo di particelle note, era, era molto difficile spiegare i fatti sperimentali, però c'era un'idea che sembrava vincente, l'idea di Wolff. L'idea di Wolff eh, doveva, se esisteva una forte componente extraterrestre, rivelare un effetto spettacolare a un certo punto, la comparsa di un segnale, di un segnale aumentato, man mano che si avvicinava alla sorgente, si doveva arrivare a un certo punto a, eh, a un nuovo segnale. Una delle linee di ricerca a questo punto è eh, di utilizzare palloni aerostatici per, per compiere questa, questa misura. E non era una tecnica nuova, nel senso che già nel 1804 Gay-Lussac e Biot avevano volato fino a 6400 metri di altitudine senza respiratore per verificare la legge PV uguale a NRT, la legge dei gas. Quindi la tecnica non era nuova, però... Eh, agli inizi del Novecento viene utilizzata anche per eh, studiare l'eventuale provenienza extraterrestre della radioattività naturale. Il primo eh, di cui si trova traccia, eh, il primo scienziato per il quale si trova traccia di un volo fatto in pallone aerostatico eh, per Misurare l'origine della radioattività naturale è un ex studente di, di Ester Geitel, aveva studiato al liceo con Ester Geitel, quindi disponeva degli strumenti sviluppati da questi due eh, docenti e trova un risultato molto strano. A 1300 metri di altitudine trova un calo del 24% del valore al suolo. Successivamente. Ritratta il risultato e dichiara che l'elettroscopio si è danneggiato nel volo. Però la gente comincia a pensare: ma qui si possono trovare degli effetti grossi. Allora si arriva a, eh, alla successiva generazione di esperimenti. Eh, in una successiva generazione di esperimenti, qui generazione di esperimenti vuol dire l'anno dopo, non è come adesso che per progettare un nuovo esperimento ci mettiamo 15 anni, lì cambiava. Eh, Gokel usa un nuovo tipo di pallone. Usa, comincia a usare dei palloni a, a idrogeno, credo, non dei palloni d'aria calda, e comincia ad arrivare a, arriva a 4300 metri di altitudine. Purtroppo a 3000 metri gli si guasta l'elettroscopio, e quindi scrive i suoi risultati solo fino a 3000 metri di altitudine e non trova alcun effetto dell'altezza. Eh, Sebbene il suo articolo sia un articolo negativo in cui dice non ho trovato alcuna indicazione di eh, provenienza eh, che, che dia lumi sulla provenienza della radioattività naturale, nell'articolo conia tuttavia il termine raggi cosmici, dice non ho trovato alcuna eh, indicazione che esista una cosmica estrale, una radiazione cosmica. Però a questo punto la soluzione sembra ovvia cercare di volare ad alta quota e controllare i dati sulla, eh, sulla lunghezza di attenuazione della, eh, delle, delle, sorgenti, eh, de, delle particelle di radioattività. L'insieme di queste due cose, cioè il volo a più alta quota e eh, l'affinamento e la progettazione Quasi maniacale dell'esperimento, sono il lavoro che è il capolavoro di Hess. Hess è la persona a cui viene attribuito nella storia della fisica la scoperta dei raggi cosmici. Hess fa un lungo, svolge un lungo programma che culmina in esperimenti fra il 1911 e il 1912. All'inizio, la vita di Hess è una vita abbastanza parallela alla vita di, di, eh, di Pacini. Eh, S eh, studia in una piccola università, poi arriva a Vienna, a Vienna migliora l'elettroscopio di Wolf e comincia a studiare sistematicamente eh, le proprietà di attenuazione della radiazione gamma nell'aria. Mentre fa questo diciamo, si, si ammalerà e perderà un, un pollice a seguito di, di, queste, di queste misure. Nel 1900, beh, questo è Hess con due amici, come vedete all'epoca si poteva bere alcolici negli istituti di, di fisica, adesso non è più possibile, però come vedete la quantità era moderata, una bottiglia per tre ricercatori. Hess nel 1911 fa il primo volo fino a 1300 metri e in più costruisce una serie di eh, elettroscopi a con spessori di schermatura diversa, perché dice se io ho tre tipi di radiazione, alfa, beta e gamma, con tre elettroscopi diversi, riuscirò a capire se la radiazione è alfa, beta e gamma, sapendo che la penetrazione dei tre tipi di radiazione è diversa. Finalmente nel 1912 gli vengono finanziati ancora sette voli, eh, questa foto io la trovo bellissima, cioè guardate i bambini come sono sorpresi da questa, da questa misura. Nel 1912 ha modo di salire ancora 7 volte e, eh, e arriva fino a 5300 metri di altitudine. Dei tre elettroscopi uno si guasta, però i due elettroscopi sopravvissuti misurano comunque dopo, una relativamente piatta, dopo un flusso relativamente piatto di, eh, di radiazione fino a 3000 metri misurano un rapido aumento perché la radioattività diventa un fattore il triplo più alta eh, a 5400 metri scrive nel novembre 1912 un articolo in cui conclude che parte della radiazione viene <coughs> dall'alto la chiama Hohenstrahlung radiazione dall'alto sebbene citi alcuni articoli di Pacini, non cita il lavoro decisivo di Pacini e qui resterà sempre il dubbio se lo conoscesse o non lo conoscesse. Vedremo poi che questo dubbio è rilevante per la vita di Pacini. Nel 1900 fra il 1913 e il 1914 Colester, che era ancora più giovane, cioè, tutte queste persone quando fanno i loro esperimenti decisivi hanno meno di 30 anni. E questo è molto importante perché, per esempio, Colourster arriva a volare fino a 9.000 metri di altitudine. Allora, nell'esperimento decisivo arriva fino a 9.000 metri di altitudine e trova un effetto spettacolare: cioè, se l'effetto di S era eh, marginale, come vedete? L'effetto misurato da Calloester è decisivo, non c'è più dubbio che la radioattività aumenti man mano che si sale di quota. L'esperimento decisivo, questo con i puntini bianchi, viene compiuto proprio il 28 giugno 1914, che è il giorno dell'attentato di Sarajevo. A quel punto, quel giorno il principe ereditario dell'Austria viene assassinato e la scienza in Europa si ferma per circa 5 anni. Quindi tutto questo, diciamo, il culmine coincide con eh, un periodo di, di, di stasi della ricerca. Faccio due intermezzi qui. Il primo intermezzo è legato al fatto che all'inizio della ricerca sui raggi cosmici soprattutto meteorologi si occupavano di questo tipo di ricerca. Perché? C'è una correlazione nota fra l'ionizzazione dell'aria e la formazione delle nubi, quindi si sperava in quel periodo di poter influenzare il clima. In seguito molte ricerche eh, saranno solo parzialmente pubblicate, in particolare in Unione Sovietica c'è stata tutta una serie di voli in pallone aerostatico di cui abbiamo, eh, quali non conosciamo con esattezza le, le misure. Il secondo intermezzo che io voglio fare è legato al fatto che negli stessi anni, anche se poi la scoperta diventa importante, viene eh, diffusa nella, nella scienza mh, molto dopo a causa dei ritardi della guerra, negli stessi anni accade un'altra rivoluzione, che è legata a un nuovo tipo di strumento. Questo strumento è il tubo contatore di Geiger. Il tubo contatore di Geyer consente di rivelare il passaggio di una particella, soprattutto se carica, e in un tempo brevissimo e in particolare si possono, eh, verrà poi sviluppata una tecnica eh, cosiddetta di coincidenza per cui non potrà costruire dei telescopi di, di tubi contatori, per cui riesce a capire qual è la direzione della di particella e eh, riuscirà a stabilire delle coincidenze fra i segnali di diversi contatori. Quindi uno può in qualche modo costruire una specie di primitivo tracciatore delle particelle con un'indicazione della, della direzione. Questo è uno strumento che costa poco, è molto pratico, è molto facile da trasportare. Uno dei fisici più famosi dell'epoca, eh, Ucchialini, disse che Scrisse che le, il contatore di Geiger e Muller era come la colt nel far west, uno strumento poco caro che tutti potevano usare eh, nel, nell'esplorazione di una frontiera dura. Quindi questo era in qualche modo la, la pistola di questi, di questi esploratori. Grazie anche al contatore, ai tubi contatori di Geiger. La scienza, lo studio dei raggi cosmici progredisce molto rapidamente. Il baricentro però si sposta soprattutto negli Stati Uniti perché eh, l'Europa era stata lasciata in condizioni miserevoli dalla guerra. In particolare nel 1900, tra l'altro molti degli articoli americani non citano gli articoli europei, né quelli di eh, Pacini né quelli della scuola tedesca, della scuola austriaca e tedesca. Molto spesso, diciamo, a posteriori c'è modo di capire che non c'era buona fede, nel senso che le coincidenze sarebbero troppe per, eh, per giustificare la buona fede. Nel 1925 Millikan conferma l'esperimento di Pacini, poi parleremo di come Millikan descrive il suo esperimento di Pacini. Nel 1928 Clay dimostra che i raggi cosmici sono prevalentemente carichi, quindi non sono raggi gamma perché misura una variazione del flusso di raggi cosmici a seconda del campo magnetico terrestre, a seconda della latitudine. Eh, Clay fa numerosi viaggi tra eh, Java e Genova, Java ed Amsterdam e in questi viaggi si porta dietro un elettroscopio e scopre che c'è una regolarità tra il flusso di raggi cosmici e la latitudine. Nel 1933 Alvarez e Compton eh, americani scoprono che sono prevalentemente positivi. Il campo magnetico terrestre fa sì che se i raggi cosmici sono prevalentemente positivi vengano prevalentemente da ovest. Questo eh, effetto era stato da Bruno, previsto da Bruno Rossi, che però l'aveva pubblicato e l'aveva pubblicato prima di riuscire a scoprirlo sperimentalmente. Quando andò a scoprirlo sperimentalmente in un viaggio alla Smara, questo è Rossi da giovane con, con un soldato eritreo e un soldato italiano, eh, Alvarez e Compton avevano già fatto l'esperimento in Messico. Nel 1933 Rossi scopre sempre con gli apparecchi di coincidenza che entrando nell'atmosfera eh, i raggi cosmici producono sciami di particelle. Infine nel 1934 la grande scoperta che, eh, che in qualche modo eh, rende famosi i raggi cosmici, cioè la scoperta dell'antimateria nei raggi cosmici. Fra un po' verremo a questa. Ma prima una parentesi su Millikan. Millikan riscoprì l'esperimento di, di Pacini, riscoprì l'esperimento di S senza citarli. E Millikan era molto bravo a, eh, a fare marketing delle sue idee. Questa è, è la riproduzione di un articolo eh, originale del, del 28 in cui, come vedete, vengono descritti vari tipi di, di onde, eh, onde elettromagnetiche. Quindi si passa dalle onde radio alla luce visibile, agli ultravioletti, raggi X. Qui dice probabilmente non ci sono raggi. E Qui ci sono i raggi cosmici o di Millikan. E in questo articolo, Millikan descrive come ha avuto le brillanti idee di, che noi sappiamo oggi essere di, di Pacini e di S. E dice: non, non ho dormito tutta la notte, e poi mi è venuto in mente che potevo immergere l'elettroscopio in un lago, eccetera, eccetera, o potevo volare in, in mongolfiera. E, e, a questo punto, Hesse e Colerster, Scrivono un articolo di protesta, scrivono una lettera e un articolo di protesta. Invece eh, Pacini non reagisce. Non sappiamo se ne fosse a conoscenza. Ecco, l'altra parentesi che voglio aprire in questi giorni si parla spesso di, di Tesla. No? Ci sono Tesla e uno, Nicola Tesla è uno, un, un ingegnere, autore di moltissimi brevetti e eh, viene spesso, eh, è spesso oggetto di discussioni su teorie di, di cospirazione. No? Se guardate quelle trasmissioni tipo Voyager o Misteri, pare che sempre ci siano delle cose che Tesla sapeva e che vengono tenute segrete. Appena Millikan pubblica eh, i suoi risultati. Tesla, che nel frattempo si è trasferito, si, si, che era un croato, serbo-croato, trasferitosi poi negli Stati Uniti, tira fuori un brevetto che aveva fatto in tempi non sospetti, nel 1901. Non appena Wilson aveva pubblicato l'ipotesi visionaria che parte dei raggi cosmici, e parte della radioattività potesse venire dai raggi cosmici, Tesla disse brevetto un motore che si basa sui raggi cosmici e quindi brevettò nel 1901, quando c'era solo una vaga speculazione sul fatto che potessero essere, esistere i raggi cosmici, brevetta questo, questo oggetto. E nel brevetto c'è scritto queste radiazioni eh, si crede che siano in genere eh, raggi gamma sostanzialmente. Invece io credo che sia spiegato meglio il fenomeno dall'emissione di particelle cariche da parte del Sole e di altre eh, sorgenti di energia radiante. E quindi dice, sono particelle cariche, costruisco un motore. Nel 1933 poi cambia un po' il suo brevetto per dire che aveva scoperto lui i raggi cosmici. Ma Diciamo esiste l'originale brevetto del 1901 che è già abbastanza, quindi è un'idea molto fantasiosa. Allora un problema che io do sempre ai miei studenti è potrebbe funzionare il motore a raggi cosmici di Tesla? Sì. Quanta potenza può generare? È molto poca. Cioè, come vedete una piccola frazione dell'energia solare, quindi conviene l'energia solare. Quindi quando dicono che Tesla aveva un segreto per generare energia, non è questo il segreto. E l'altro personaggio, la cui statura cresce in questi anni, è Bruno Rossi. Bruno Rossi che perfeziona la tecnica dei telescopi di, eh, dei telescopi di raggi cosmici, eh, fa tutte quelle scoperte di cui ho parlato prima, anche lui è sfortunatissimo, non vincerà mai il premio Nobel, <coughs> eh, comincia una brillante carriera, nel 1938 però è costretto ad allontanarsi dall'Italia per le leggi razziali, e comunque farà delle grandissime scoperte negli Stati Uniti nella, nella sua seconda vita scientifica. Ed era un uomo molto penalizzato da, da un carattere non incline a compromessi. Ci sono tracce di discussioni fra Rossi e Millican, per esempio, in cui eh, no, aveva un carattere. Allora, Torniamo all'antimateria. 1934, L'antimateria è una delle cose più affascinanti, una delle cose più, uno degli argomenti più affascinanti, meriterebbe probabilmente tutta un'altra, o forse avrete un altro, un altro seminario sull'antimateria. Eh, Dirac aveva formulato un'equazione, diciamo così, un'equazione del mondo, un'equazione generale che dovrebbe descrivere tutte le particelle, che eh, fu scoperto qualche anno dopo, prevedeva l'esistenza di eh, antimateria, di particelle eh, simili a quelle che popolano il mondo, ma con caratteri alcune caratteristiche, per esempio la carica elettrica, opposte. Nel 1900, eh, questa è una camera di eh, Wilson, prima vi ho mostrato Wilson, questa è una camera in cui c'è una, una nebbia, e Quando passa una particella carica attraverso la, 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 un vapore, c'è cioè un vapore diciamo, e quando passa una particella attraverso il vapore le bollicine tendono a condensarsi attorno al punto, alla traccia della particella stessa. Questa foto l'ho girata sotto sopra, ma non ho voglia di discutere il perché, ma l'originale di questa foto è invertito, basso alto. Allora, in questa foto si vede una particella che ha una massa come quella dell'elettrone e la massa si riesce a capire eh, da molte cose, per esempio dal, dal, dalla quantità di ionizzazione delle particelle. Eh, la, la, il prodotto della massa per la velocità si riesce a capire dal raggio di curvatura, la particella viene dall'alto perché qui ha più energia in quanto curva di meno. Nel campo, qui c'è un campo magnetico, e non può, essere, non può essere un protone, perché un protone lascerebbe un tipo di traccia diversa, però è una particella di carica positiva, quindi questa particella è un elettrone positivo. Questa scoperta, in qualche modo, eh, riaccende la passione degli scienziati per i raggi cosmici e fa sì che nel 1936, quindi due anni, dopo la, eh, solo due anni dopo la scoperta dell'antimateria ma eh, 24 anni dopo la scoperta dei raggi cosmici, 25 anni dopo, venga assegnato il premio Nobel per i raggi cosmici. E, come sapete per vincere il premio Nobel uno deve essere nominato. Anderson ebbe moltissime, per usare una parola moderna, nomination, mentre Hess ebbe soltanto due nomination. Quindi la scoperta più importante per, per la scienza in quel momento era la scoperta dell'antimateria. Però questa scoperta è stata resa possibile dallo studio dei raggi cosmici. Quindi l'Accademia delle Scienze di Svezia accoglie la proposta di Compton che proponeva di dare il Nobel a tutti e due, Hess e Anderson. La motivazione di Compton è un capolavoro. Diciamo, io, grazie, grazie a un collega ho avuto modo di vedere tutte le, le, le nomination di quell'anno e eh, Compton coglie un aspetto molto, molto rilevante, cioè coglie l'aspetto eh, dell'importante risultato della scoperta dell'antimateria e però del fatto che questa scoperta conferma come scienza matura la fisica dei raggi cosmici. Pacini era morto da due anni. Viene citato correttamente nel rapporto dell'Accademia di Svezia, ma come sapete il premio Nobel non si può dare a persone defunte. È successo qualche volta perché l'Accademia di Svezia non sapeva che le persone erano defunte, è successo qualche volta. Ma diciamo che Pacini era morto da, da due anni. Nel frattempo si sviluppano anche nuove teorie sull'origine dei raggi cornici. Cioè, una delle più belle è la congettura di Zwicky. Zwicky nel 1935 formula e poi riformula insieme a un collega Bade tre congetture sulle cosiddette supernove. Allora, le, supernove eh, le supernove sono delle stelle abbastanza pesanti che le stelle sono sostenute dall'energia eh, nucleare che producono. Quando finiscono questa energia collassano. Il collasso è un evento spettacolare perché c'è un collasso e c'è un'esplosione. Questo viene chiamato eh, supernova. Il termine sembra un po' strano, ma in effetti viene dal fatto che eh, Galilei ebbe la fortuna, noi, noi osserviamo circa una supernova vicina nella galassia visibile a occhio nudo ogni 3-400 anni. Galilei ebbe la fortuna di vederne una nella sua vita. E la studiò e la spiegò nel modo opposto alla realtà, cioè disse che questa è una stella che nasce, invece era una stella che muore. E qui la chiamò stella nova. Quindi noi continuiamo a usare questo, questo nome. Allora, questi oggetti lasciano alla fine degli oggetti densissimi, che possono essere delle stelle di neutroni o addirittura dei buchi neri. Quello che avete visto prima era un filmato, un montaggio di immagini reali presi da due, da due satelliti che mostrano come... Ancora adesso ci siano delle onde d'urto create da questi oggetti. Negli anni successivi continuano molte nuove scoperte sui raggi cosmici. Eh, c'è un'interruzione per la guerra. Molte delle scoperte si svolgono in, in condizioni molto difficili a causa della guerra. In più c'è un'emigrazione di scienziati, soprattutto dall'Europa verso gli Stati Uniti. Però Particelle che, di cui avete sentito il nome, tipo il muone, eh, il, il pione, eh, le parti, cosiddette particelle strane, eh, alcune scoperte come eh, la cosiddetta violazione della simmetria di parità, cioè il fatto che l'universo visto in uno specchio avrebbe delle leggi fisiche diverse dal nostro, quindi riusciremmo a, a capire eh, se, se viviamo, se un universo come il nostro o no, vengono compiute eh, grazie ai raggi cosmici. Però nel frattempo gli Stati Uniti hanno molto denaro e hanno una ricerca fondamentale nella fisica delle particelle che è stata potenziata enormemente grazie all'investimento per, eh, per la bomba atomica. E quindi stanno sviluppando la tecnologia degli acceleratori di particelle. In Europa non ci sono tutti questi soldi, quindi l'Europa continua la ricerca sui, sui raggi cosmici eh, costruendo laboratori di, di alta montagna. Eh, gli scienziati rimasti in Italia, soprattutto eh, beh, Edoardo Amaldi che qui vedete con la sua famiglia eh, in, sulle Dolomiti, sviluppano la tecnica delle, delle misure a, su, sui laboratori di alta montagna, soprattutto al Plateau Rosà. E, e sulla marmolada. In questo tipo di esperimenti si formano molti dei grandi fisici che poi caratterizzeranno eh, la scienza italiana negli anni 80 negli anni 80, circa. Nel 1950-53, ormai è chiaro che gli statunitensi dispongono di acceleratori di particelle che hanno una tecnologia così potente da potere superare non in energia ma in controllo delle condizioni sperimentali i raggi cosmici quindi gran parte dei raggi cosmici dei fisici dei raggi cosmici pensano di spostarsi verso la nuova frontiera è un po' quello periodicamente accade che il grosso di una comunità scientifica si sposti verso nuove tecnologie questo è l'ultimo grande congresso dei raggi cosmici ed è del 1953 eh, sui Pirenei a bagnères de Bigorre e il Cermen, il presidente di questo congresso, conclude il congresso, normalmente il presidente ha l'onore della relazione finale che, che mostra i punti più, più importanti. Eh, il presidente è in grande difficoltà perché lui egli stesso sta per lasciare il campo dei raggi cosmici per cofondare il CERN e quindi andare alla fisica degli acceleratori. E quindi conclude però in un modo molto, eh, che visto diciamo, 60 anni dopo è molto, molto visionario. Cioè dice qual è il futuro dei raggi cosmici? Dobbiamo continuare a, ad affaticarci per un po' di, di nuovi risultati oppure è meglio andare verso gli acceleratori? Si può dire senza dubbio che il futuro dello studio della radiazione cosmica sia nelle macchine acceleratrici. Però probabilmente questo punto di vista dovrebbe essere moderato dal fatto che i raggi cosmici ci consentiranno lo studio di alcuni fenomeni per cui le energie sono più grandi. Quindi è un'intuizione veramente di largo respiro. A volte adesso non abbiamo più tempo per pensare e quindi tutte le conclusioni sono affrettate, molte conclusioni sono affrettate. Invece lì la gente pensava veramente a quello che faceva. Infatti le Prince Renghi, Edoardo Amaldi, Pierre Roger e altri, quando fondano il CERN nel 1953, lo stesso anno scrivono nella Costituzione del CERN che il CERN ha come scopo lo studio delle macchine acceleratrici e dei raggi cosmici. Questo poi è stato, è stato dimenticato. In questo periodo un altro ruolo importante, sempre dal punto di vista dell'interscambio culturale fra la fisica dei raggi cosmici e la fisica degli acceleratori, è dovuto a Enrico Fermi. Enrico Fermi altro personaggio notissimo su che meriterebbe una, una serie di seminari. Spiega la congettura di Zwicky, quindi formula un modello matematico che spiega quantitativamente la congettura di Zwicky e, e, e inventa, diciamo così, un meccanismo, spiega, scopre un meccanismo attraverso il quale i raggi cosmici possono venire accelerati da urti contro, mh, contro onde d'urto contro, contro eh, accelerate in, in sistemi come, quelli, come, come i resti di supernova. E quindi forma quantitativamente un modello che non solo spiega l'emissione dei raggi cosmici, ma spiega eh, lo spettro di emissione dei raggi cosmici stessi. E questo è il manoscritto originale di Fermi. Facendo questo lavoro trova anche una cosa interessante. Trova che eh, le sorgenti cosmiche, siccome l'energia massima a cui si possono accelerare i raggi cosmici è proporzionale al prodotto del campo magnetico per il raggio, per la dimensione tipica dell'oggetto, del, della zona in cui vengono immagazzinati questi raggi cosmici, sulla Terra noi siamo limitati dalle dimensioni della Terra stessa, quindi per esempio se voi avete un campo magnetico di 10 Tesla, che è enorme, uno dei campi magnetici più grandi che, che riusciamo a produrre eh, in natura, anche se qui all'Università di Ferrara ci sono persone che fanno dei campi magnetici molto più grandi, e per un raggio di circa 10 km avete un'energia di circa 10 Tesla, questo è LHC. In, una, in un resto di supernova voi avete dei raggi che sono dell'ordine di un milione di miliardi di chilometri, dei campi magnetici molto più piccoli, ma le energie sono centinaia di volte più elevate. Allora Fermi ha un'idea, una delle cosiddette idee alla Fermi. Fermi eh, a Fermi piaceva molto porre dei problemi di ordine di grandezza. Per esempio eh, è leggendario il fatto che lui entrasse in aula e dicesse quanti accordatori di pianoforte ci sono a New York. E questo gli studenti dovevano rispondere. Dopodiché dimostrava che entro un fattore 10 si può calcolare questo numero. Quanti dentisti ci sono a Ferrara? Quanti cavalli ci sono in Emilia Romagna? Cioè, questi sono i tipici problemi alla Fermi no? che voi potreste risolvere. E poi alla fine quando li risolvete trovate che, che la cosa è, è molto fantasiosa. Dopodiché non ottenete un numero esatto, ottenete l'ordine di grandezza. Allora Fermi... Dopo aver sviluppato questo, eh, disse va bene, vediamo qual è il più grande, il più potente acceleratore che gli esseri umani possono costruire. Lo, viene chiamato questo l'acceleratore massimo di Fermi ed è 1954, poco prima della morte di Fermi. Fermi immagina che l'umanità possa costruire un acceleratore attorno alla Terra, sul meridiano massimo della Terra. Stranamente non lo costruisce in profondità, ma vabbè, lo costruisce così. Questo è un disegno originale di Fermi. Calcola, in base a stime ragionevoli, qual è il massimo campo magnetico che si potrebbe immagazzinare in un magnete, che è dell'ordine di qualche Tesla, quindi ottiene una buona stima rispetto alle conoscenze attuali, e quindi calcola che la massima energia raggiungibile da un acceleratore sulla Terra è di circa 5000 teraelettronvolt, quindi sempre, diciamo, qualche milione di volte più piccola dell'energia dei raggi cosmici. Ecco, questo è sorprendente, in Enrico Fermi è sorprendente il fatto di poter con così poche conoscenze, con così poche certezze, fare un calcolo così preciso. Purtroppo Fermi non era bravo a prevedere, a calcolare cose legate alla finanza, perché poi calcola qual è il costo di questo acceleratore, il costo di questo acceleratore dice sarà di 20 miliardi di dollari, che non è tanto lontano dal costo di LHC, è circa uguale, però dice che questo acceleratore sarà costruito nel 2010 e questo non è stato fatto, però va bene, questo, siccome i, i problemi alla fermi sono giusti quando sono giusti entro un ordine di grandezza, quindi basta che entro l'anno 20.000 riusciamo a farlo. Nonostante per un lungo periodo la maggior parte dei fisici sperimentali vadano a lavorare con le macchine acceleratrici, la storia della fisica fondamentale con i raggi cosmici continua. In particolare, a parere di molti, oltre alla scoperta del bosone di Higgs, il risultato più importante della fisica delle particelle per alcuni più importante della scoperta del bosone di Higgs, il risultato più importante degli ultimi anni in fisica delle particelle è il fatto che i neutrini abbiano una massa diversa da zero. E questo risultato è stato trovato anch'esso nei, nei raggi cosmici. Brevemente alcuni degli altri risultati legati ai raggi cosmici sono, beh, ormai abbiamo localizzato molte sorgenti di, di raggi cosmici. Questa è una mappa dell'universo in cui vedete qui la nostra galassia e qui sopra delle, delle sorgenti extragalattiche. Eh, grazie soprattutto al contributo di Bruno Rossi si è riuscito a determinare il fatto che eh, molte sorgenti emettono raggi X. Ultimamente si sono trovati grandi emettitori di raggi gamma ed è stato dimostrato, avrò una, una trasparenza verso il finale... Che i resti di supernova sono sorgenti di raggi cosmici fino a un milione di giga volt. Sono stati osservati i raggi cosmici di quelle energie di cui vi parlavo, altissime dell'ordine di qualche decina di Joule, del centinaio di Joule, e sono stati scoperti dei buchi neri che hanno eh, delle forti emissioni. Tra l'altro, questo è, è uno dei miei filmati preferiti. Questo è il buco nero al centro della nostra galassia, quello per cui il 21 dicembre doveva succedere qualcosa di di drammatico che poi fortunatamente non è successo. Ecco, questo è un filmato in cui viene ripresa una fotografia ogni mese, eh, in una decina di anni, ogni due o tre mesi, per una decina di anni, delle stelle intorno al centro della nostra galassia. Come vedete, le stelle al centro della nostra galassia orbitano attorno a un punto invisibile. Questa stella qui, che è un'orbita molto allungata, Arriva molto molto vicino al raggio del buco nero, quindi, tra qualche oscillazione, eh, probabilmente subisce delle distorsioni molto forti per il campo eh, gravitazionale. E eh, dalle leggi di Keplero si riesce a capire che questo oggetto ha una massa di qualche milione, di 4 milioni di masse solari. Tra l'altro, verso il mese di marzo, fra circa un mese, questo oggetto si accrescerà perché gli passa vicino una nube molecolare. Questo sarà un evento. Tutti i telescopi sono puntati per vedere che cosa accadrà. Questo è uno strumento moderno per la ricerca sui raggi cosmici. Prima avevamo parlato di telescopi di. di contatori Geiger eccetera. Adesso abbiamo strumenti molto più grandi. Questo eh, strumento si chiama Magic alle isole Canarie, è un telescopio binoculare, il professor Savriè ne aveva parlato prima, enorme. Questa è una casa di due piani. Questo è il più grande telescopio ottico dell'emisfero nord, si chiama Gran Can, e questo è un telescopio nazionale italiano. E questi oggetti fotografano i raggi cosmici quando questi incidono sulla atmosfera. Sono in grado di ruotare molto velocemente per puntare le sorgenti di raggi cosmici. Quindi quando una sorgente di raggi cosmici varia la sua luminosità, loro possono puntarla. La superficie è 240 metri quadrati, quindi un grande appartamento. E questo è... Eh, il tipo di fenomeno che loro vedono loro vedono eh, il fatto che quando una particella eh, entra nell'atmosfera, quando un raggio cosmico entra nell'atmosfera, genera uno sciame di particelle, come aveva scoperto Bruno Rossi. Questo sciame di particelle ha delle particelle che si muovono più veloci della luce nell'aria. Queste particelle emettono una radiazione che si chiama radiazione Cerenkov che poi viene rivelata da questi grandi telescopi. Se passate per La Palma, Isole Canarie, questo. L'osservatorio è aperto al pubblico quindi potete vedere questi strumenti bellissimi ed è abbastanza vicino. Questo è lo strumento più grande al mondo. Per rivelare i raggi cosmici di altissima energia servono degli strumenti grandissimi perché, come vi ho detto, ce ne sono pochi. Ogni volta che l'energia raddoppia, eh, voi avete una riduzione di un fattore 8. Allora, se voi volete rivelare. Delle particelle che hanno una frequenza di una particella per chilometro quadrato per secolo, e l'unico modo di rivelarlo in, in un anno o meno è di costruire un rivelatore di molti chilometri quadrati. Questo è il rivelatore più grande eh, al mondo e ha una superficie di, 2600, di 3.000 chilometri quadrati, quindi più grande è la superficie di tutta la provincia di Ferrara, e rivela una decina di questi eventi oltre il joule di energia. Alcuni degli strumenti di frontiera sono degli strumenti tecnicamente più semplici, però resi complicati dal fatto che volano nello spazio. Questo è in qualche modo la versione moderna di una, di una camera di Wilson in campo magnetico, nel senso che è un rivelatore, un tracciatore di particelle in campo magnetico che è appeso alla stazione spaziale orbitante, lanciato un anno fa. E questa è una versione moderna dei telescopi di, di Rossi, e si chiama Fermi, in onore di Fermi, ed è... Eh, volano due di questi oggetti, Fermi è un precursore tutto italiano che si chiama Agile, a cui, nel, nel cui progetto è entrata molto l'INFN di Ferrara, ed è un telescopio di, di contatori, oggi si fanno di silicio e di convertitori che rivela... I raggi gamma. E questo oggetto ha scoperto che nella nostra galassia c'è una struttura prima sconosciuta che probabilmente è il resto di un periodo in cui il nostro buco nero era molto attivo. Ora fortunatamente non lo è più. Quindi ci sono, questa è la nostra galassia, c'è una struttura, due bolle perpendicolari al piano della galassia. Ecco, una delle cose più belle, secondo me, che abbiamo scoperto con questi strumenti è che. Il cielo a questi strumenti sensibili appare come un film più che come una fotografia. Allora in questa immagine voi vedete l'universo come si vedrebbe? Dall'alto e dal basso, perpendicolarmente alla nostra galassia. Quindi la galassia non la vedete, vedete solo quest'ombra all'equatore. E vedete le altre galassie. Allora vedete che le altre galassie si accendono e si spengono, hanno, hanno dei tempi di, di variabilità. Quindi, osservando questo oggetto, capite quanto il cielo è violento e questi sono emettitori di raggi cosmici, quindi sono dei buchi neri che in quel momento si accrescono a spese della materia circostante e cambiano la loro luminosità. Come accadrà al nostro buco nero a marzo? Adesso si stanno costruendo esperimenti ancora più grandi, in particolare. Eh, beh, è stato appena costruito e sta, sta funzionando adesso un erede dell'esperimento di Pacini in Antartide, in cui eh, molti di questi moduli rivelatori di particelle sono stati immersi nel ghiaccio. E un esperimento analogo nel mar Mediterraneo, in cui eh, verranno immersi proprio come aveva fatto Pacini: dei rivelatori a varie profondità, e tutto per superfici, per volumi maggiori del chilometro cubo. Quindi eh, stiamo arrivando a strumenti ancora, ancora più grandi. Infine, nel campo dei telescopi a raggi gamma, per i quali avevo mostrato l'esperimento eh, Magic, è in costruzione un'enorme un matrice di telescopi, quelli centrali avranno 23 metri di diametro e coprirà decine di chilometri quadrati. Con due siti, uno all'emisfero nord e uno all'emisfero sud. Che cosa abbiamo scoperto? Perché? Perché stiamo facendo questo esperimento più grande? Beh, un motivo per cui stiamo facendo questi esperimenti sempre più grandi è che finora la più grande scoperta legata ai raggi cosmici negli ultimi anni è legata al fatto che abbiamo dimostrato finalmente la congettura di Zwicky per la quale poi Fermi aveva costruito un modello. Cioè mancava ancora l'evidenza sperimentale che veramente i resti di supernova possono accelerare delle, delle particelle. E abbiamo ormai fotografato dei resti di supernova in cui c'è il, il resto del, della stella e poi ci sono delle nubi molecolari che emettono delle particelle di alta energia a causa delle interazioni con le particelle accelerate da questo, da questo acceleratore. Ora... Queste osservazioni sperimentali spiegano soltanto i raggi cosmici di energia più bassa fino all'energia, diciamo così, di LHC. Ci, resta ancora, ci restano ancora sei ordini di grandezza per cui abbiamo soltanto delle ipotesi. E siccome i flussi sono bassi, per capire questo avremo bisogno di strumenti sempre più grandi. Quindi questi strumenti li sappiamo costruire, li stiamo costruendo. La scala di tempi sarà di 5-10 anni a seconda. Secondo lo strumento, però eh, siamo coscienti che ogni giorno impariamo qualche cosa di nuovo. E mi sto avvicinando alla chiusura e volevo terminare con la storia. Diciamo, ho cominciato dalla storia, poi sono passato alla scienza, alla ricerca attuale. Adesso vorrei finire con, con la storia, con la storia di, di Pacini. Pacini è stato dimenticato, ha avuto una vita molto sfortunata. E uno si può chiedere, ma perché Pacini è stato dimenticato? Beh, un, una spiegazione possibile è il Nobel A.S. Molti di noi, quando studiano fisica, hanno delle, delle grandi passioni, dei grandi entusiasmi. Noi siamo abituati, in particolare nei libri di fisica, a vedere sempre una scoperta associata all'eroe la scienza non procede così, la scienza procede per piccoli passi, però soprattutto quando uno è particolarmente motivato e quando è particolarmente sognatore, quando ha più energie da spendere, vede la cosa in modo diverso, vede una persona, un'idea, una scoperta, magari una persona perseguitata e tutta la fantasia e il romanticismo che c'è. Beh, in qualche modo i premi Nobel contribuiscono ad associare le scoperte al contributo individuale delle singole persone e a cancellare tutto il resto. Sebbene le relazioni del Comitato Nobel siano molto dettagliate, alla fine quello che resta nel sito o nei, o nei libri è soltanto il contributo di una persona che sembra non sia un nano sulle spalle dei giganti, ma eh, un gigante sulle spalle di nessuno. Però, come vi ho detto, il Comitato per il Nobel riconobbe l'importanza del lavoro di, di, di Pacini. Un altro aspetto rilevante è un aspetto umano: c'è cioè un aspetto umano legato alla politica scientifica. Gli anni dopo la prima guerra mondiale erano caratterizzati da grande nazionalismo, c'è una grande correlazione fra i proponenti del premio Nobel e, la nazionalità dei proponenti del premio Nobel e la nazionalità del proposto. Quindi eh, era difficile negli anni immediatamente dopo la guerra che eh, sia Pacini, ma sia anche Hesse, che vinse il Nobel relativamente tardi, vincessero il Nobel. E quindi questa assegnazione viene ritardata al momento in cui questo nazionalismo è un po' attenuato. C'è un, un libro di Crawford che fa una statistica di tutte le nazionalità dei, nomina dei nominati e dei nominatori, che chiarisce molto questo aspetto. C'è un aspetto caratteriale di Pacini che per esempio non andava ai congressi, era una persona molto schiva e in particolare non venne mai nominato per il Nobel dalla comunità italiana, così come anche Bruno Rossi venne nominato per il Nobel molto poco dalla comunità italiana e mai eh, dai suoi colleghi in particolare. E poi secondo molti diciamo, la tecnica del volo in Mongolfiera è molto affascinante. Diciamo, eh, io personalmente ho avuto... Modo di provare la misura di Pacini, sia provare la misura di Pacini e provare la misura di Essi in Mongolfiera. Effettivamente volare in Mongolfiera è molto affascinante anche per il pubblico che, che legge poi eh, gli articoli. C'è un aspetto particolarmente tragico in tutto questo che è uno scambio di lettere tra Pacini e S. Eh, Pacini si sentì molto offeso. Quando scoprì nel marzo 1920 che non era stato citato da esso. Lo scoprì molto tardi. Egli scrisse, e gli scrisse, e il suo articolo, che era del 1912, non era stato citato e si era molto eh, immalinconito per questo. Notate che Pacini scrive in italiano e Hess gli risponde in tedesco, quindi non si scrivono nelle lingue. Eh, le risposte di Hess sono, sono molto deboli, in particolare Hess non. Eh, non ammette né nega di essere stato a conoscenza dell'articolo fondamentale di Pacini, eh, finalmente però nel 20s yes, dice che riconosce comunque che Pacini ha avuto la priorità nell'affermare che una radiazione di due ioni per centimetro cubo per secondo eh, di origine non terrestre è presente a livello del mare. Questo non vuol dire che all'epoca della scrittura dell'articolo fosse a conoscenza del dell'articolo di Pacini stesso. Notate, la cosa sorprendente è che eh, questa stima è molto accurata, cioè la stima del 20% per la radiazione extraterrestre a livello del mare è molto accurata e secondo me è quasi impossibile da fare con gli strumenti dell'epoca, quindi questi dovevano essere veramente bravissimi. Un, un altro aspetto storico molto curioso, e poi andrò alle conclusioni, è questo qui, questo lo cito sempre come, come, come monito. Nel 1941 il regime fascista aveva bisogno di eh, soldi per la guerra. Gran parte dei fisici italiani erano emigrati all'estero, alcuni erano rimasti, in particolare Edoardo Amaldi era rimasto. Il regime tenta di ridurre le spese nella ricerca attaccando uno dei campi più dispendiosi, che era la fisica fondamentale, la fisica delle particelle e la fisica dei raggi cosmici. E le attacca in un articolo molto, molto lungo, in cui dice che la fisica delle particelle è una scienza giudaica, perché eh, la conversione di eh, energia in materia è qualcosa che appartiene alla Cabala più che alle scienze sperimentali e perché è stata introdotta da eh, scienziati eh, giudei. Edoardo Amaldi scrive una lunga lettera di risposta in cui attribuisce a Pacini la scoperta dei raggi cosmici, ma dice che eh, i raggi cosmici furono scoperti dal, dall'italiano Domenico Pacini che eh, non era certamente ebreo e che i, i lavori più, più importanti sono legati a scienziati ariani. E questo mi sorprende molto. Alla fine la lettera di eh, Amaldi funziona e il prezzo che paga è abbastanza il compromesso che paga è abbastanza alto. Quindi riesce a, a, a rimanere calmo in una situazione come questa in cui molti di noi avrebbero scritto una lettera <ride> di fuoco e, e riesce a ottenere l'effetto desiderato. Quindi, alla fine il giornale rientra sulle sue. C'è da dire anche che Amaldi contatta alcuni scienziati vicini al regime per sensibilizzarli al problema dell'importanza della ricerca. Va bene, qui concludo, e concludo dicendo che eh, la scoperta dei raggi cosmici è, è un bel pezzo di storia, è un bel pezzo di storia perché è un pezzo significativo di storia della scienza, che è un esempio di storia della scienza, perché coinvolge scienziati di moltissimi paesi diversi, che collaborano e competono. Questo è molto bello purtroppo il nazionalismo causato dalle guerre altera un po' la competizione la sporca un pochino in particolare non dando il giusto riconoscimento eh, ad alcune eh, scoperte importanti e per la storia, la, la storia della scienza ha nociuto molto il fatto che eh, gli americani controllando fortemente i media eh, dicessero sostanzialmente delle bugie su quella che era stata che era stato il contributo statunitense rispetto agli altri contributi. Non tanto gli scienziati in sé, non tanto tutti gli scienziati in sé, quanto il sistema scientifico. In questo lavoro c'è, secondo me, ci sono molte belle storie, in particolare quella di Es che è conosciuta e quella di Pacini che non è conosciuta. Quella di Pacini è una bella storia perché c'è un filo conduttore e il cui svolgersi è impressionante perché lui prima ha un'intuizione non basata. Completamente sui fatti, ha un indizio. E poi progetta l'esperimento che dimostra quell'indizio. Cioè sembra un sogno, è la scienza che funziona, questa e questa scienza non è solo importante per la storia, ma è importante anche per il futuro. Perché adesso che noi abbiamo capito che siamo arrivati vicini a saturare la nostra capacità di produrre particelle di alta energia, beh. La scienza di frontiera è soprattutto una scienza di raggi cosmici, quindi è la scienza dei nuovi enigmi, delle nuove possibilità. Molti di questi enigmi sono, sono ancora aperti, noi ancora non sappiamo da dove vengano gran parte dei raggi cosmici, quelli più interessanti, quelli di più alta energia. E nei prossimi anni non so se riusciremo a risolvere l'enigma, perché magari gli enigmi non si risolvono mai, ma generano nuovi enigmi. Però... Sono convinto che scopriremo delle cose molto, molto interessanti e che spero continuino a interessarvi. Grazie. Bene, grazie. grazie al professor De Angelis per questa carrellata storica veramente dagli albori dei raggi cosmici, eh, gli acceleratori naturali. Che ci ha portato attraverso la tecnologia e la storia agli acceleratori umani e che adesso sta ritornando come conquista tecnologica ancora agli acceleratori naturali, perché più in là di così non si può andare, almeno per ora con la tecnica attuale. Bene, passiamo come di consueto, se ci sono domande, vediamo, <coughs> vediamo tra il pubblico. Sappiamo che possiamo fare anche domande da casa, quindi, se desiderate fare domande, dovete inviare una mail a quell'indirizzo. E vi risponderemo subito, ovviamente. Io, mentre aspettiamo a vedere se ci sono domande vorrei farne una io. OG è entrato in funzione nel 2004. Sì. Quanti eventi avete avuto e che tipo di distribuzione energetica hanno? Sì, io non, non sono, tu sì, avete, ma io non sono parte no. dell'esperimento Comunque, no, uh, Lo so però, se... visto che parliamo di raggi cosmici, sì. Eh, sì, se... se, se, se... se dell'ordine Dell'ordine del centinaio di eventi di altissima energia e eh, diciamo oltre i 10 alla 19, eh, sì, 19 elettronvolti. L'andamento con l'energia conferma il fatto che esiste eh, nei raggi cosmici che arrivano sulla Terra un'energia massima eh, che è dell'ordine appunto di 10 alla 21 elettronvolti circa, cioè dopo c'è un calo, che, che è spiegato con l'interazione dei raggi cosmici con eh, la radiazione di fondo. Sì. Volevo sapere in che anno è stato creato il CERN. Volevo sapere in che anno è stato creato il CERN di Ginevra. Scusi, non, non, non la vedo. Ah sì. Volevo sapere in che anno, in che anno è stato creato il CERN di Ginevra. Ce lo so. In che anno è stato fondato il CERN di Ginevra? Eh. Nel 53-54, dipende. Eh, tra il 53 e il 54 la costituzione del 53 la prima pietra del 54, sì. la prima del 54 eh. sì. bene ci sono abbiamo altre domande per il professor De Angelis se non ci sono altre domande allora ringraziamolo ancora E vi ricordo fra due settimane c'è una domanda? Ah attenzione, se abbiamo ancora tempo allora così lo ringraziamo un'altra volta. Abbiamo due domande da casa. Vediamo. Devo andare su per leggere. Sì, un attimo solo che adesso... Potete chiedere di tutto. Sì, certo, poi io no, se so rispondere rispondo, se non so vi dico che non so. Un'altra cosa, cioè, tu hai parlato di tecniche di rivelazione dirette sostanzialmente, cioè di interazione diretta con i raggi cosmici. Ci sono per, le parti, per i raggi cosmici che uno si aspetta di veramente altissima energia anche possibilità di vederli indirettamente non so, attraverso le loro interazioni con l'atmosfera o col gas interstellare? In questo caso eh, che tipo di, 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 di interazione vedete, cioè, come com li rivelate? Allora, ce ne sono varie. Eh, diciamo, ci sono delle misure indirette che rivelano eh, prodotti dell'interazione con l'atmosfera, per esempio potrebbero esserci dei segnali rilevanti nelle, nelle onde radio. Potrebbero esserci eh, più o meno la stessa, la stessa cosa che ho descritto con, quando ho parlato di luce Cerenkov cioè ci sono questi sciami di particelle che poi generano un segnale, e poi ci sono delle. Ehm, delle rivelazioni indirette attraverso l'interazione dei raggi cosmici con i fotoni che ci sono nel, nello spazio interstellare. Cioè, lo spazio interstellare è pieno di fotoni per esempio visibili no? che sono il resto di, di, della luce delle, delle stelle, delle, delle galassie e, e ci sono alcune indicazioni di avere rivelato del, degli aloni legati all'interazione con questi non sono domande sono solo complimenti per la serata sono arrivate tre mail con i complimenti quindi non ho fatto domande va bene che sono sempre bene accetti allora rinnoviamo ancora, ancora un saluto a professor De Angeli noi ci vediamo fra 15 giorni con la scienza della musica e la musica della scienza e il professor Marco Sozzi di Pisa alla prossima volta buonanotte a tutti e grazie per essere stati con noi